Funge. Volume di voce alto, al mio 3 peschiamo. Anzi, al mio 3, no, fermo, facciamo il cicchetto. Allora, al mio 3 prendiamo. 1, 2, 3, vai. Ok, inizi tu. Vai, inizio io. Vediamo che esce. Sai che secondo me questa che devi dare tu, nel senso che io non lo so che risposta posso dare. Posso dire che in più c'è una voce diversa su una canzone tua, che è una cosa che non c'era mai stata prima in una canzone tua, no? Secondo me quella è la grande novità di questo pezzo. Secondo me è una buona risposta, talmente buona che non aggiungerei altro, quindi pescherei io. Vai. Allora. Allora, la nostra collaborazione artistica nasce dopo una lunga amicizia decennale e da una reciproca stima. Sono fortunato perché in realtà Alessandro, Old Fashioned Lover Boy, è uno degli artisti che più mi piacciono e è uno dei pochi artisti che realmente mi piacciono e che sul serio conosco nella vita reale. E quindi è nata in modo molto spontaneo e naturale. Io stavo registrando il disco nuovo di Early Bird, l'ho invitato un giorno a vedere le registrazioni e poi da Cosa Nasce Cosa è stata una roba molto immediata. E ho detto ti va di cantare il ritornello, te lo cedo volentieri. E così è nata questo featuring un po' inaspettato. Secondo me non potevo uscire meglio, perché lui ha una voce molto particolare, subito riconoscibile, che secondo me si sposa perfettamente con le tonalità che uso io nelle canzoni. Vai, vai. Parte prima di tutto a mangiare, esatto. Nel senso che la maggior parte delle nostre discussioni avvengono mentre mangiamo, le nostre pause dalla nostra routine quotidiana, dall'ottimo Carlsberg, esatto. Che è un po' la nostra Mecca. Porta Nuova Milano, adesso sarà chiuso, esatto, per il coronavirus. Veniteci a trovare tra le 13 e le 14 da Carlsberg, ci troverete lì a discutere e a discorrere, esatto, sulla musica, sulla nostra vita di tutti i giorni, sulla nostra amicizia e anche su tutto quello che è il mondo della musica oggi, che è un mondo che noi viviamo dall'interno, prendendoci le cose belle e le cose meno belle di chi fa la musica che piace fare a noi, no? Quindi in realtà parliamo male, Male di tutti gli artisti che non sono pubblicati e promossi da Indie Zone, che invece, esatto, ha una linea editoriale che apprezziamo e supportiamo. Numero uno, aggiungerei, esatto. Quindi, dunque, ma questa, se fosse capitata a me, io avrei detto Benji e Fede, però purtroppo Benji e Fedez. No, in realtà non ci siamo ispirati a niente, perché io questa canzone l'ho scritta in solitaria tempo fa. E la cosa che mi è scattata è una canzone che parla della sensazione di sentirsi a volte estranei con le persone che meglio ci conoscono, perché come se ci dessero per scontato, e di trovare una affinità diversa, speciale, istantanea con persone che in realtà non ci conoscono, e quindi talk to strangers. E mi piaceva giocare con questo contrasto e coinvolgere appunto in un featuring qualcuno che in realtà mi conosce molto molto bene, e quindi non potevo, non avevo altra scelta, dovevo necessariamente coinvolgere Alessandro, perché mi sembrava la cosa più bella artisticamente da fare. Quale duo potremmo essere? Non lo so, noi ogni tanto ascoltiamo Simon & Garfunkel, ma comunque è semplicemente una ispirazione alta, perché poi si parte dall'alto, andiamo a scendere per planare in modo umile e delicato sulla terra. I Kings of Convenience, dai, i Kings of Convenience di una decina d'anni fa avevano il loro perché. Ci piace stare al passo con te. Non ci siamo ispirati a nessuno e non ci rifacciamo a nessuno. Faremo una roba insieme ancora più bella. E quindi seguiteci. Noi vi ringraziamo per tutti gli ascolti che ci state dando. E ci vediamo sui palchi. Non so dove guardare. Là. Là, io guardo là. Guardiamoci a te. Là.
guardiamoci a te, guardiamoci a te.